Antonio Colatrullio, anche oggi possiamo dire che la donazione è andata bene. Allora facciamo subito il riepilogo. Siamo ai Padri Giuseppini nel cortile interno con il mezzo che ha messo a disposizione l'Avis provinciale di Bari, leggiamo. E allora, com'è andata? Oggi è andata abbastanza bene, abbiamo fatto 23 donazioni, tenendo presente che l'ultima che abbiamo fatto il 6 di marzo, in occasione della festa della donna, avevamo raggiunto 33 donazioni. Nell'arco di 20 giorni, manco 20 giorni, siamo riusciti a raggruppare anche altri donatori, che come sempre rispondono in maniera positiva alle nostre chiamate. Ecco, se volessimo fare un po' il punto della situazione, 2022, che cosa è stato raggiunto dall'Avis Lucera? Allora, posso già darvi più o meno un dato, non diciamo del tutto confermato, ma in grandi linee siamo già oltre le 100 donazioni in meno di 3 mesi. Diciamo. Oggi concludiamo la donazione del mese di marzo e siamo oltre le 100 donazioni. Si finisce un incontro, ma probabilmente già è a calendario il prossimo. O i prossimi, cosa c'è in programma? La prossima è il 10 di aprile, la prossima sarà a Casalvecchio di Puglia. Lì abbiamo due gruppi di nostri donatori che li andiamo a trovare almeno 2 volte l'anno, ad aprile o ad ottobre, per la raccolta straordinaria. Il 10 saremo lì a Casalvecchio di Puglia. Aspettiamo anche, tra virgolette, qualche donatore di Lucera che vuole fare una trasferta e venire a vedere, a visitare Casalvecchio e a fare la loro giornata di donazione, tutto qui. Oggi una giornata ancora una volta di donazione con una donatrice. Stamattina chiediamo il motivo del donare e ovviamente che cosa prova nella donazione, un fatto personale, un fatto perché dona lei. Il senso della donazione è nella parola stessa, è donare qualcosa agli altri. Dono perché donare è importante, donare in ogni ambito. E farlo mi fa sentire bene, qualsiasi cosa che sia donare qui all'Avis o partecipare ad altre manifestazioni, per me è importante. La solidarietà è importante, anche questa è solidarietà. Lei è una donatrice di serie oppure una sporadica? Cioè, con l'Avis lei ha rapporti continuativi? Da un po' di tempo sì, questa è la terza volta che dono nell'ultimo anno e mezzo. Appena posso, appena riesco, partecipo sempre. Certo, a volte non riesco a donare, l'ultima volta per esempio non siamo riusciti a donare perché dipende anche dallo stato di salute, però appena si può, se posso e riesco a conciliare, dono. Consiglierebbe gli altri? Spingerebbe gli altri a donare? Assolutamente sì, vedrete che donare il sangue, donare qualsiasi cosa fa sentire meglio, fa sentire bene. Quando finisco di donare io sono sempre più soddisfatta, sento di aver fatto qualcosa di buono per gli altri e non solo per me.